grazie al professor Matassi, a Roma 3, di avermi offerto questa occasione, per me straordinaria, di tornare a riflettere su questo filosofo, che è uno dei protagonisti assoluti della scena contemporanea, che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa a Venezia, a Napoli, e vabbè, che mi ha dato ancora una volta l'occasione, come diceva Elio, di congiungere queste due mie pratiche, no? Quella filosofica e quella artistica. E non a caso mi concentrerò su una questione che anche in Jean-Luc Nancy è una questione insieme speculativa e estetica, per dire così. Mi riferisco ad un testo che è stato tradotto in italiano non molto tempo fa, Le Muse, e in cui Jean-Luc Nancy si interroga proprio sulla natura singolare e o plurale dell'essere artistico. Una questione che è stata affrontata nel pensiero moderno da grandi protagonisti della filosofia, pensiamo ad innanzitutto Hegel, ma anche Adorno, Heidegger, una questione che credo tocchi un nucleo essenziale della riflessione estetica che pochi, a mio parere, hanno messo a fuoco con tanta lucidità. Cioè quella questione che tutti dovremmo porci, io credo, no? Che l'arte è qualcosa di, da un certo punto di vista, unitario. Perché non è un caso che tutti continuiamo a parlare di arti al plurale, ma il nome è lo stesso. Quella musicale, quella visiva, quella stesso tipo di arte. Sono diverse, hanno principi operativi diversi, ma continuiamo a chiamarle forme d'arte. Questa è una questione che non è secondaria, è fondamentale. Cioè, la metafisica classica si sarebbe chiesta, ma c'è una essenza del No. Ecco, Jean-Luc Nancy credo ci aiuti a elaborare questa questione mostrandoci che in questo gioco di pluralità e di unità ne vada di un senso dell'unità, e infatti oggi io mi concentrerò sulla questione, una delle tante questioni che questa opera di Nancy mette in gioco, proprio la questione della identità, perché ne va di un senso dell'unità e quindi dell'identità assolutamente inedito, che credo meriti di essere percorso, di essere affrontato. Potremmo cominciare ricordando che un primo possibile approccio a questa questione è costituito dalla possibilità di intendere arte trattino arti con un rapporto tra genere e specie. C'è un genere universale che si declina in forme diverse, in specie diverse, che comunque consentirebbero a noi di continuare a riconoscere in queste specie diverse il medesimo genere. Ma questo rapporto è tutt'altro che semplice, per quanto la storia della filosofia abbia tentato di renderne conto nei modi che tutti conosciamo. Io credo che la riflessione di Jean-Luc Nancy ci costringe a porci innanzitutto una domanda. È possibile credere ancora alla esistenza di una reale distinzione tra identità e differenza? Questa è la questione che è stata protagonista del pensiero del Novecento. Però vediamo qual è la via che Jean-Luc Nancy ci indica. Potremmo appunto ricordare semplicisticamente che già nel pensiero hegeliano ci viene detto sostanzialmente che
Questo rapporto tra identità e differenza è un rapporto dialettico secondo il quale dobbiamo tenere a mente il fatto che non è possibile pensare l'identico se non come ciò che è sempre diverso da sé. Ma potremmo addirittura far risalire questa consapevolezza a quel testo, dal mio punto di vista, straordinario, imprescindibile, ineludibile, che è il Parmenide di Platone, dove questo gioco di un identico che non è se non nel suo essere originariamente diverso da sé è già posta con la massima chiarezza. Narcisse dice che non basta iscriversi nel solco di questa prospettiva che vede la dialetticità del rapporto identità e differenza, ma dal mio punto di vista ci fa capire che in questo rapporto a venire alla luce è qualcosa come una vera e propria impossibilità di che cosa? Innanzitutto impossibilità di ricondurre le diverse forme di espressione artistica a modelli esplicativi universali che da ultimo ci consentirebbero di riconoscere appunto l'artisticità di ciò che è artistico. Universale, individuale, classica questione. No. Questo rapporto per Jean-Luc Nancy, a me pare, si configura in modo molto netto e molto chiaro come un rapporto in cui la tensione dei due poli si costituisce come luogo di una radicale impossibilità. Cioè è impossibile ricondurre le diverse forme del fare artistico a qualcosa di positivamente determinato, valevole come genere, come categoria universale che attraverso uno schematismo assiologico ci consentirebbe di, come dire, salire e scendere in questa gerarchia delle arti, in questa articolazione delle arti. Ecco. No, si tratta di provare a pensare cosa comporta l'irriducibile originarietà del plurale, svincolato da abbracci unificanti tendenti ad indicare un significato positivo alla base di tutto ciò che appunto riconosciamo come artistico. E nel mostrarci questa impossibilità, Jean-Luc Nancy ci invita a fare i conti, quello che io chiamo, lui chiama, quello che è un sesto senso, un senso che lui definisce, utilizzato il concetto di toccare, però non è uno dei cinque sensi, ma indica piuttosto un modo di essere con le cose, con il mondo, che proprio all'arte, alle forme dell'arte, spetterebbe il compito di rendere evidente. Qualcuno potrebbe già subito, in cuor suo, in mente sua, sospettare che in fondo non usciamo, per quanto cerchiamo di ripensarlo in modo nuovo, non usciamo dalla dialettica unità e differenza, perché cos'è questo toccare che accomunerebbe le forme dell'arte ma che non è uno dei cinque sensi? Si tratta sempre di una coinonia, di un comune. A questo proposito Adorno, il grande Adorno, ci dà una indicazione preziosa, io credo. Ci dice Adorno che solo negativamente si ha ciò che unisce le arti nella sostanza, al di là del vuoto concetto classificatorio. E quindi in qualche misura dovremmo cominciare a pensare cosa comporta e cosa significa che l'arte, e quindi quel toccare che ora vedremo di capire cos'è,
Allora significa che in questo comune in realtà attituirsi è una negazione che ci impedisce di dare un nome positivo al comune, di identificarlo con un genere. Non c'è nulla di positivamente determinato che venga indicato da questa esperienza dell'essere con le cose, con il mondo, in quel toccare, che è un toccarsi, poi vedremo subito, ecco, non c'è nulla di positivamente determinato, ma bisogna andare in questa direzione. Cominciare a pensare le implicazioni di questa negatività. Certo che però l'indicazione di Adorno è problematica, è ambigua, perché, come sappiamo tutti, la negazione di qualcosa non necessariamente ci fa rimanere nell'orizzonte dell'artistico. Ciò che non è musica, tanto per stare nella pratica che conosco meglio, non comprende solo ciò che è arte visiva, ciò che è scultura, ciò che è letteratura, comprende anche l'essere caldo, l'essere nuvola, sono certo momenti, espressioni dell'arte. Quindi questa negazione che Adorno ci indica è importante, ma non è sufficiente. Si tratta di capire qui, vado nella seconda parte del mio breve intervento, capire allora cosa significhi invece, al di là di questa genericità della negazione indicata da Adorno, quella forma, quell'essere al mondo che Gianluca Nassi ci invita a pensare come pura esteriorità ed esposizione. Ciò che fa dell'esperienza artistica il luogo in cui ognuno di noi è toccato, ma nello stesso tempo tocca, anzi tocca proprio nell'essere toccato, da qualcosa che non è nulla di ciò che potremmo dire positivamente di quella cosa. Comunque la negazione rimane, ma, ripeto, non basta. Diciamo subito che l'elemento, dal mio punto di vista, decisivo per intendere questa indicazione straordinaria è quella di pensare che questo non, la negazione, che compete a quell'unità che non è il genere, ha a che fare piuttosto con quel modo di essere al mondo e con il mondo che si costituisce come interruzione del comunicativum. Questo è il punto fondamentale. Quel toccare in quanto toccarsi toccanti, per citare Gianluca Nassi, in cui l'essere si fa presente nella sua costituzione zonale, così la chiama lui, va inteso innanzitutto come una messa in questione della possibilità di comunicare. Interrompe questo comune il modo quotidiano con cui noi ci rapportiamo al mondo. Ecco perché il non musicale non è immediatamente sic et simpliciter riconducibile all'essere nuvola, è l'interruzione di quella significatività che è, nella nostra vita quotidiana, comunicazione, che è possibilità di perpetuare quella forma con cui noi ci rapportiamo al mondo, che è la forma pratica. Ricordo che già Platone, nella Repubblica, in un passo, dal mio punto di vista, poco citato, dice che la specificità dell'opera d'arte è costituita dal fatto che nell'opera d'arte ad essere messo in questione è il senso pratico, praxio, dice Platone, senso pratico, ciò per cui ogni cosa ha il significato che ha e quindi diventa un che di comunicabile che ci consente di agire, di interagire. Qui si tratta di fare i conti con una sorta di invece differenza assoluta, la differenza singolare e consente una riconoscibilità
dell'essere artistico in quanto tale, senza ricondurlo ad un piede positivo, ma anche senza limitarsi a dedicare una generica negatività che non renderebbe conto dell'essere artistico come tale. Invece Platone già se lo segnava, credo che in questo senso Nassé ci invita di fatto a ripensare, Platone stesso, che è la messa in questione di quella, di quell'orizzonte pratico all'interno del quale solamente si dà significare, si dà quel senso destinato alla dialettica genere specie, che ci accomuna tutti. Qui ad essere comunicato dall'arte, si dice nel senso stato, è il nulla di senso, quella interruzione del senso che anche alcune delle grandi avanguardie del Novecento hanno invitato a pensare nella sua radicalità. Ma quell'interruzione di senso che viene, secondo me, indicata molto bene anche da Valéry, per esempio, che già diceva che il linguaggio è tanto più perfetto quanto più riesce ad annullarsi come tale e a risolversi in quella intransitività che non termina, che non volge a qualcosa di altro da sé. Quando noi parliamo, guarda che pensarci, e comunichiamo, e stiamo nel gioco dialettico genere e specie, noi tendiamo, come dire, a risolvere la comunicazione in qualcosa d'altro, intorno a cui ci incontriamo, ci intendiamo. Ecco, io credo che invece Nancy ci inviti per l'appunto a stare in questa destituzione del significato che non porta a nulla, e che quindi non è inscrivibile nell'ordine della significazione, ma piuttosto ci consente di fare esperienza di un senso, dove il senso però non ha nulla a che fare con il significato, per l'appunto, ad un senso che è quello stesso che, per citare un grande artista italiano del Novecento, De Chirico, era, come dire, la meta che l'artista avrebbe dovuto sempre e comunque cercare. Per De Chirico, sulla base di Nietzsche, ma qui lasciamo perdere, sarebbe diventato possibile far sì che il non senso della vita venisse a costituire l'intimo scheletro di un'arte veramente nuova, libera e profonda. Ecco la possibilità di intendere una eccedenza rispetto al significato che però non porta a nulla di altro. Ecco allora il concetto di transimmanenza che diventa, dal mio punto di vista, comprensibile. Ecco che ognuno di noi, attraverso l'influenza dell'arte, può fare i conti con qualcosa che non ha nulla a che fare con i significati di cui pur l'arte si fa tramite, si fa portatrice. Nulla a che fare, senza per ciò stesso indicarci un altro porto, un'altra terra su cui poter poggiare i piedi, no? Una estraneità che, ripeto, si limita a farci stare in questo mondo, per citare una parola evangelica, riconoscendo che il nostro regno non è di questo mondo, ma non è di un altro mondo, di un mondo iperuranico o cos'altro, no? Ecco, allora il toccare di cui parla Nancy è forse, qui chiudo, un modo per incontrare la realtà, il senso del mondo, in quella insensatezza, in quella frammentazione di singolarità
non sussumibili all'interno di un genere, in cui forse finalmente riusciamo ad incontrare la nostra eccedenza in un modo aporetico, in un modo non dialettico, questo è importante secondo me, non dialettico, in un modo che probabilmente ci costringe anche a ridefinire il classico rapporto tra parte e totalità, dove la parte non è tale perché è in via di una totalità, perché la totalità è un concetto impossibile, ecco l'esperienza dell'impossibile di cui parla Rassini. La totalità è impossibile. Se potessimo pensare, concepire, definire la totalità in qualsivoglia modo, questa totalità non sarebbe totalità, smentirebbe di essere totalità, perché sarebbe in qualche modo definita e quindi istituirebbe un al di là da se stessa. E quindi questa parte sola, che non può più neppure essere definita parte, ecco lo sforzo interessantissimo di Nassi, anche in altri volumi, in altri suoi testi, di pensare la singolarità non come una parte, perché la parte di via della totalità, come una non parte in cui noi incontriamo forse, finalmente, la cosa e riusciamo ad iscriverci in quel ritmo d'essere, in quel ritmo d'essere, che come nella grande musica è sempre accaduto e continua ad accadere, non volge ad un porto sicuro, non ci consente di stare quieti e soddisfatti in questa o quella terra, ma ci costringe a fare esperienza di una ritmica insensatezza, di una tensione di mondo in cui però non c'è mai astratta perdita, non c'è perdita, perché non perdiamo il tutto della parte, non siamo mancati del tutto, ma siamo al cospetto forse della cosa, in quanto tale, della cosa che noi tutti siamo, che ogni realtà, che ogni significato custodisce, e che questa stranissima plurale singolarità dell'arte ci consente di incontrare. Grazie.